Ciao a tutti da Svapo Forniture e da Matteo, bentornati nuovamente sul nostro canale YouTube. Oggi un'altra accoppiata di prodotti, un'altra Big Battery e un altro RDA, un atomizzatore da dripping. Eccoli qua, Vandivape Icon e la nuova IPV Vesta 200 W. Perché questi due prodotti? Vandivape Icon, dripper semplicissimo che racchiude e prende un po' di soluzione a destra e a sinistra, creando un buon prodottino da svapo. E IPV Vesta, bellissima boxer, spinta dal circuito SX 410, quindi gran circuito, gran prodotto di design. Andiamo a vederli da vicino a fare l'unboxing, dopodiché ovviamente li proveremo e faremo due chiacchiere su questi prodotti. A dopo! Andiamo a vedere tutto da vicino, le due scatole per prime e poi ovviamente i due prodotti. Vediamo il contenuto. Scatola della Vesta, manualetto e nella parte inferiore della scatola troviamo solo e semplicemente il cavo USB per la ricarica o l'aggiornamento del firmware. Ben più ricca invece la dotazione di serie del Vandivape. Troviamo due drip tip di misure differenti e anche qui nella parte inferiore, oltre a questo manuale molto completo, troviamo un sacchetto con dei vari ricambi. Allora, troviamo degli o-ring di ricambio, un adattatore per utilizzare un drip tip standard con attacco 510, il pin bottom feeder e quattro grani con la testa per le chiavi esagonali, per la brugola, insomma. Per chi non volesse usare le viti con la testa a croce che già sono montati sull'Icon. Ecco qui i nostri due prodotti. Prima i dati. Vandivape Icon, diametro 24 mm, 23,5 mm di altezza e 1,5 mm di capienza della vaschetta, fondamentalmente. Passiamo alla Vesta, IPV Vesta 200 W, misure 88 mm x 45 x 28. Lo schermo, i tasti di regolazione più o meno si trovano su un lato, il tasto Fire in posizione abbastanza consona e standard. La Vesta è in grado di lavorare nelle varie modalità, quindi vari watt, controllo temperatura per nickel, titanio, acciaio, TCR e nelle modalità, una volta impostato come si dice, il vari watt, nelle modalità Powerful, Soft, Standard o SXIQ. Ora andiamo a vedere fondamentalmente, anzi, vediamo prima l'icon. Andiamo a smontarlo, deck totalmente placcato. Vedete, le torrette ricordano molto i prodotti della Desire. Anche qui vasca molto capiente, come ho detto prima, 1,5 mm. Il resto del dripper è formato da semplicemente due pezzi, quindi la camicia con i due ingressi dell'aria e il cap con le tre coppie di fuori, perché volendo potete usarlo anche in single coil. Drip tip Impei, come dicevo, prodotto estremamente semplice, senza troppi problemi nel rigenerarlo, non presenta problemi nel rigenerarlo e ha un'ottima resa. Poi vedremo come si comporta. IPV Vesta, le dimensioni ve le ho date. Ora andiamo a vedere, a scorrere nel menu. Semplicemente, per alzare e abbassare i watt, tasti più e meno. Ricordatevi una cosa: una volta che avete impostato, invece, Atomizer, se date direttamente il meno, con il tasto meno andate a cambiare direttamente la modalità, vedete, Powerful, Soft, Standard, SXIQ e via dicendo. Ora andiamo a modificare. Una volta che vi portate su SXIQ, schiacciando il tasto più, vedete 10 watt un secondo. Con i tasti più e meno andate a regolare l'erogazione durante il primo secondo di tiro. Una volta regolato, per esempio, facciamo così, portiamo su 12 watt, schiaccio il tasto Fire e mi sposto su 2 secondi. Quindi nel primo secondo eroga al valore impostato, nel secondo secondo mi eroga qui e via dicendo. Posso impostare tutti l'arco dei 10 secondi di tiro. Una volta impostato tutto, tengo premuto il tasto Fire, voilà, e torno qui. Ovviamente qua si cambia poi. Una cosa, una volta che siete in modalità Powerful, per salire o scendere con i watt, quindi per abbassare o alzare i watt,
Non potete fare direttamente meno, perché se schiacciate meno direttamente vi spostate fra le varie modalità. Dovrete prima premere più e poi meno se volete decrescere il valore di watt. A parte questa piccolezza che dovete abituarvi, per il resto trovo che l'SX410 sia veramente un signor circuito. Per il resto, pin ovviamente a molla. Preso USB per la ricarica o aggiornamento e inserimento delle batterie tramite sportello a ribalta sul fondo, come ormai ci hanno abituato la gran parte delle box. Ora rimontiamoli. Ho fatto una piccola rigenerazione e andiamo a vedere come si comportano questi due prodotti insieme. Rieccoci qui, proviamoli direttamente. Vapore pazzesco, resa aromatica ottima. Piccolo difetto, il fischio. Il rumore del risucchio dell'aria non mi piace molto. Lo proverò poi con altre coil con un diametro minore, però probabilmente questo pezzo di metallo, questa barrettina in mezzo che divide i due flussi di aria è la responsabile di quel rumore. Anche a prenderlo tutto perfetto, preciso. Tende un attimo a fischiare. Ora, parliamo rapidamente della Vesta 200 watt. Il circuito SX410 permette a questa box di lavorare in modalità vari watt, controllo temperatura con i canonici fili, quindi nickel, titanio, acciaio e il TCR, che fondamentalmente, come al solito, sono i valori resistivi impostati dall'utente, e in modalità SXIQ. Fondamentalmente, la modalità, SXIQ consente all'utente di definire la curva di erogazione, una curva di erogazione personalizzata. Questa cosa ovviamente si fa, come abbiamo visto, attraverso direttamente dalla box, insomma, senza doverla collegare a PC e quant'altro. Volevo farvi vedere una cosa, la differenza di resa tra la modalità standard e la modalità powerful. Ora, allora, come abbiamo visto, per andare in modalità powerful basta premere il bottone meno, powerful, eccola qua. La si sente proprio tanto. La box spinge tantissimo, modalità standard. Con coil, attenzioni, giacalle. Veramente notevole la potenza e la spinta di questo circuito SX. Ora, tornando ai un pochino i due prodotti. Icon, perché prenderlo consigliato a chi? Buon dripper, onesto, facilissimo da rigenerare. Soprattutto chi non vuole fare delle coil estremamente grosse può, chiudendo uno dei due fori per l'aria, trovare un ottimo tiro quasi da flavor, quasi. Per quanto riguarda la Vesta, perché comprarla? Sicuramente il circuito SX già vale tutta questa box. Secondo l'aspetto di design, Pioneer 4U, le IPV sono sempre state abbastanza avanti rispetto alla concorrenza per quanto riguarda il design. Con la Vesta 200 watt sicuramente non si sono contraddetti, hanno continuato questo trend, questa strada. Ottimo, ottima box, bellissima a tenere in mano, senso di solidità, prestazioni, ottime finiture, ottimo design. Insomma, prezzo assolutamente onesto per questa Vesta 200 watt e direi prezzo molto più che onesto per questo Icon, tra l'altro nelle nuove colorazioni, quindi con il cap colorato blu, verde, rosso e viola. Ovviamente, abbiamo visto i prodotti, ci siamo fatti una svapata in compagnia. Mettete il like, alla pagina Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube e visitate il nostro sito www.svapoforniture.com, dove troverete ovviamente sia, la box Vesta 200 watt che l'Icon che tantissimi altri prodotti e tutte le novità dello svapo. Ciao a tutti e alla prossima! Thank you.